Un vero e proprio match point in chiave playoff. Il Pescara riceve questa sera l'Adriatico Cornacchia e il Perugia e conquistando l'intera posta scaccerebbe gli Umbri a meno 7, pur con una partita in più. Una gara che può valere tanto, anche perché arriva in un contesto di difficoltà per il Delfino, sia dal punto di vista dell'infermeria, sia da quello dei risultati. Nelle ultime 5 partite, 3 sconfitte, tutto in trasferta, il pari col Cosenza e quella preziosa tanto quanto sofferta vittoria in rimonta col Palermo. Avvicinarsi al traguardo consentirebbe al Pescara di lavorare con più serenità. Ieri Pillon ha parlato della tensione che si respira nell'ambiente, eccessiva a dispetto di una classifica ancora più che soddisfacente. D'altro canto, un tonfo casalingo potrebbe mettere ulteriormente in discussione il tecnico di Breganziol, bersaglio di critiche neanche tanto velate del presidente Sebastiani, anche dopo la vittoria col Palermo. Insomma, una partita spartiacque. Molti tifosi hanno dato comunque segnali di vicinanza, attestati di stima nei confronti di Pillon. Sui social già da ieri gira la foto di uno striscione che sarà esposto stasera a sostegno del tecnico biancazzurro, che per l'occasione ha inserito tra i convocati i nomi di Kanuté e Brugman. Il senegalese, che non gioca da oltre 2 mesi, ha anche riportato un trauma distorsivo e non sembra in grado di essere in campo. Il capitano del Delfino, alle prese con problemi muscolari, da dopo la gara col Palermo non si è mai allenato col gruppo, probabile che parta dalla panchina. Lo staff medico predica prudenza, forzarne il recupero vuol dire esporlo a guai ben peggiori col rischio di chiudere in anticipo la stagione. C'è il dubbio modulo, 4-3-1-2 a specchio col Perugia o 4-3-3. Nel primo caso Marras dietro Mancuso e Monachello. Sembra più plausibile la seconda ipotesi, anche per dare continuità a un Sottil molto convincente ad Ascoli, con Marras e Mancuso. Per il resto out Gravion, che comunque non avrebbe giocato, ci sarà Perrotta con Scognamiglio, Bruno, Crecco e Meunschein mediana. Il Perugia, reduce da 2 sconfitte consecutive, a Pescara si gioca tanto. Non a caso in settimana il presidente Santo Padre ha suonato la carica chiedendo all'ambiente più fiducia e alla squadra di giocare questa gara con la bava alla bocca. Parole apprezzate dal tecnico Nesta. Ma è un messaggio giusto, ha parlato bene, ci crede in un finale importante come ci crediamo noi, come ci credo io. Il presidente ha parlato bene, è un momento della stagione. Dopo 2 sconfitte la squadra ha bisogno di sentire anche il presidente, ha bisogno di sentire la fiducia e l'energia che la società può trasmettere in ogni momento alla squadra, e per me è stato un intervento buono. Sul fronte formazione rosa al completo per Nesta ad eccezione di Pavlovic. Kingsley convocato nonostante qualche linea di febbre, all'andata partita decisa dai 2 ex Gyomber e Verre. Quest'ultimo è l'uomo in più, 12 reti e un campionato devastante da trequartista. Agirà a ridosso di Sadik e Han. Il difensore slovacco guiderà la difesa, con lui Rosi, Sgarbi e Mazzocchi, davanti all'estremo Gabriel. Melchiorri e Bizzarri partiranno dalla panchina. Il quinto ex Carraro sarà in regia, fiancheggiato da Falzerano e Dragomir. Vediamo, io credo che abbiamo soluzioni in base anche al momento che vediamo, il momento mentale, fisico che vediamo durante la settimana, facciamo delle scelte. Ma più in base a quello che vogliamo fare noi, poi l'avversario. Super giù sono quelli, hanno cambiato qualcosa, ma è una squadra che se sta lì è per un motivo. I punti che ha fatto sono tanti punti e giocare a Pescara è dura per tutti. L'altra volta ci ha lasciato le penne il Palermo, che poi l'abbiamo visto col Verona, che partita ha fatto. Perciò è un campo molto difficile dove servirà un Perugia super per uscire con qualche punto.